Siamo alla fermata della linea 4 della metropolitana milanese, Sforza Politecnico. In questa fermata possiamo vedere qualcosa di veramente spaventoso ed inquietante. Questa fermata è già stata una delle tappe del video sui luoghi misteriosi di Milano che incontriamo lungo questa linea della metropolitana. Abbiamo parlato di streghe, di fantasmi, di draghi, di edifici storici e di storia antica. Abbiamo visto le fermate della nuova linea della metropolitana e raccontato cosa possiamo vedere nei pressi di queste fermate. Ma c'è un luogo proprio sopra questa stazione della metropolitana davvero spaventoso, sia per come si presenta, sia per la destinazione che ha avuto per lungo tempo. Questo edificio è proprio adiacente a quello che sarà il futuro interscambio tra la linea 4 e la linea 3 della metropolitana milanese, nel lato opposto rispetto all'Università Statale di Milano. Siamo alla fermata della metropolitana Sforza Politecnico. Qui possiamo andare a vedere l'ex obitorio del Politecnico. Questo edificio, pur non essendo storico o di particolare importanza architettonica, merita un video a parte per il format di Milano Misteriosa. Stiamo parlando infatti di un luogo che già per le sue condizioni fatiscenti potrebbe sembrare un luogo spaventoso, ma c'è molto di più. Se vi capita di passeggiare magari in una buia e piovosa serata d'inverno e di vedere qualche ombra muoversi dietro ad una delle finestre o delle porte parzialmente divelte, non preoccupatevi. Nulla di vivo può aggirarsi tra quelle mura, essendo stato infatti quell'edificio per lungo tempo la camera mortuaria dell'ospedale adiacente, oltre che il luogo dove gli studenti di medicina facevano pratica su pazienti che non rischiavano in nessun modo complicazioni per operazioni mal riuscite o sbagliate. Buona passeggiata allora e non abbiate paura, i fantasmi non esistono. Se vi è piaciuto questo video di Milano Misteriosa, mi raccomando, iscrivetevi al canale e guardate tutti i video del format e tutti gli altri video del mio canale YouTube. Grazie e ciao, al prossimo video!